Buongiorno web amici, benvenuti a un altro video del credendario. Oggi guardiamo come installare il sound effect per la Super Soco, vedete? È quello originale. Devo dire molto bello, si sente veramente molto bene, ma la cosa più bella è che possiamo con un'app dedicata regolare il volume e anche dei suoni diversi. Dopo vi faccio vedere. Andiamo a vedere il collegamento. Questo video non è integrale, lo manderò integrale per i collegamenti chi lo vorrà acquistare, ma intanto vi faccio vedere dove va posizionato e come va collegato all'incirca, ok? Chi compra questo poi gli darò il video integrale, chi non ne sarà interessato, tanto il risultato finale sarà lo stesso. Cosa che vi voglio ricordare, ricordatevi di iscrivervi al canale, così non perdete altri video su moto elettriche, che ci sono delle grandi novità, ci sarà il video della Lemo HF1, la prova, anche di questa, perché questa è una TSX, ma versione 125, quindi poi ve la spiegherò. E non solo, iscrivetevi nel gruppo di Telegram, che siamo oltre 300 ormai, pian pianino si sta aggiungendo sempre più gente con la passione dell'elettrico e questo mi fa piacere, e se avete bisogno di modifiche o acquisti moto potete contattarmi, che io in qualche modo cercherò di esaudire i vostri desideri, diciamo così. Ok, andiamo a vedere il contenuto della confezione. Avremo questo, che c'è la cassa che vedete qua con un modulo Bluetooth all'interno e ovviamente una marea, veramente una marea di connettori. E è stato studiato per poterlo mettere qua, quindi vedete proprio il suo alloggio in questo modo. È già attivo, ragazzi. Sentite? E se lasciamo la moto che non acceleriamo, il video dopo si spegne. È fatto veramente fantastico, cioè fatto veramente, scusate, è fantastico, è fatto veramente molto bene. Mi piace perché anche quando si spegne fa proprio come un motore. Vedete, ha vari suoni. Questi suoni, in questo caso, io li ho cambiati dal tablet. Una volta scaricata l'app possiamo fare varie modifiche, abbiamo quattro suoni, adesso vi faccio vedere. Iniziamo con un suono, quindi accendo. Ecco quello che vi dicevo, quando poi non acceleriamo va a spegnersi, però possiamo anche aumentare il volume. E salvare vari parametri. Ok, esco, vado, da tutti si possono scaricare altri suoni, eh? Ok, mettiamo quella 2, sentite? Questo è il secondo suono, quindi abbiamo un bicilindrico 125 in quattro tempi. Sentite quando si spegne, andiamo a mettere la 1, 3. Ogni volta che cambiate sentite fa questo bip. E in base a quello che noi decidiamo possiamo ovviamente salvarlo. Ok, poi possiamo spegnere normalmente, come vedete. Riproviamo accensione. Ecco qua.
ragazzi, vi ho fatto vedere come funziona, vi ho fatto sentire come funziona. Qua ci sono i vari collegamenti che lo vorrà acquistare, gli darò il video integrale per i collegamenti. Agli altri avete visto che c'è una funzione in più per la Super Soccer. Al prossimo video da Credendario, ciao ciao.